Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Scrivi questo per le anime dei religiosi, che è una delizia per me entrare nei loro cuori con la Santa Comunione. Ma se in quel cuore c'è già qualcun altro, questo non lo sopporto e me ne vado al più presto, portando con me tutti i doni e le grazie che avevo preparato per lei, e l'anima nemmeno s'accorge della mia partenza. Glielo farà notare dopo un po' il vuoto interiore e il senso di insoddisfazione. Ah, se allora si rivolgesse a me, l'aiuterei a purificare il suo cuore, sistemerei tutto nella sua anima, ma a sua insaputa e senza il suo consenso non posso dirigere il suo cuore. Dio desidera occupare tutte le stanze della tua anima e ogni giorno continua a bussare alla porta del tuo cuore per chiederti di lasciarlo entrare. Purtroppo le mille preoccupazioni inutili, l'avidità per le cose materiali, l'aggressività interiore, gli attaccamenti e gli affetti disordinati, oltre ai molti peccati, sono chiavistelli e catene che gli impediscono di entrare. Così egli trova che il luogo dove lui solo vorrebbe abitare è già occupato. Se non ci decidiamo a ribaltare la situazione, perderemo ogni giorno di più la pace del cuore e la gioia vera, l'entusiasmo e la voglia di vivere. La buona novella è che il Signore sta sempre aspettando il nostro invito perché venga a mondare e purificare il nostro intimo, a liberarlo da tutto ciò che indebitamente ingombra il luogo che per diritto appartiene al Santo Spirito. Il Signore è sommamente rispettoso. Non ti cambia con la forza né contro la tua volontà. Egli non entrerà in te e non compirà la sua opera se non sarai tu a chiederglielo con ferma determinazione. Gesù misericordioso, oggi ti apro le porte del mio cuore. Aiutami ad estirpare tutti i pensieri, i sentimenti, le parole, le omissioni, i comportamenti che ti impediscono di stabilire in me la tua dimora, mentre offuscano la gioia che procede dalla tua presenza nella mia anima. Io ti do piena autorità sulla mia vita, perché tu possa compiere la tua opera in me. Donami docilità e fiducia nel seguire le tue sante ispirazioni. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La benedizione di Gesù vi preceda, vi accompagni e vi segua, perché ogni cosa che fate porti l'impronta del suo "ti benedico". Io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.